erogamia e sacrificio, per gli uomini si sovrappongono soltanto nell'invisibile, nel sacrificio di sé al sé, nella comunicazio fra il sé e il sé. L'invisibile per gli uomini è il visibile per gli dèi. L'apparizione del mondo fu la copula di un Dio con ciò che il Dio non era. Fu lacerazione e dispersione delle membra di un Dio. Fu espulsione nello spazio di una zolla di materia infetta, infestata dal sacro. Il gesto più discreto e delicato per far capire agli dèi che cos'è l'irreversibile. La piaga di tutti gli uomini è la libagione. Versare per terra un liquido nobile. Perderlo per sempre. Era un gesto di omaggio, certo. Il riconoscimento della presenza e del privilegio di un invisibile. Ma era anche altro. Un accenno di conversazione. Come dire agli dèi? Qualsiasi cosa facciamo, noi siamo questo liquido versato. Anche gli dèi talvolta si mostrano con la coppa della libagione in mano. Ma a chi versano l'offerta? A se stessi? Alla vita? E che cosa offrono? Se stessi? E come possono versare qualcosa per perderlo? Coloro che non possono perdere nulla, coloro per i quali tutto rimane sempre intatto. Quel gesto degli dèi è rimasto indecifrato, ma forse era un modo per riprendere la conversazione, un cenno ammirato per la bellezza di quello stesso gesto che gli uomini compivano tanto spesso sotto lo sguardo degli dèi, e ora gli dèi volevano imitare dagli uomini. Come le loro figure somigliano a quelle degli uomini, così anche le vite degli dèi, sempre con asciuttezza nelle parole, Aristotele nominava quel fenomeno anomalo che è il totale antropomorfismo degli dèi ellenici. Totale. Salvo in un punto, il cibo. Diverso dal cibo degli uomini è il cibo degli dèi. Diverso il liquido nelle loro vene. E Omero già dice con perfetta chiarezza che così è perché gli dèi sono senza sangue e vengono chiamati immortali. Gli dèi sono immortali perché non mangiano il nostro cibo, non hanno sangue, perché il sangue si nutre del cibo degli uomini. In quel cibo è dunque la morte, la dipendenza dalla morte, che impone di uccidere per mangiare altro cibo che allontani la morte, ma per poco. Appunto perché i greci avevano ridotto al minimo la differenza fra gli dèi e gli uomini, misurarono con precisione crudele la distanza che ancora li separava, una distanza infinita, incolmabile, e mai quella distanza fu affermata con tanta nettezza come dagli stessi greci. Non vi era nebbia laddove ci si approssimava alla morte, ma un baratro dai bordi taglienti, invalicato. Perciò i greci ebbero chiara l'importanza del sacrificio. Ogni cerimonia in cui si uccideva un essere vivente era un modo per ricordare la condizione promessa alla morte di tutti i sacrificanti, e il fumo che dedicavano agli dèi non serviva certo a nutrirli. Gli dèi non si cibano che di nettare e di ambrosia. Quel profumo di fuoco e di sangue era un messaggio della terra, un dono inutile che rammentava agli Olimpi lo stato precario e consapevole della precarietà, comune a tutti quei lontani abitanti della terra, che per tutto il resto erano uguali a loro. E gli dèi amavano, degli uomini, proprio quella differenza, quella precarietà, che soltanto attraverso di loro potevano conoscere. Era quello un sapore che mai ambrosia o nettare gli avrebbero trasmesso. Perciò si abbandonavano ad aspirare talvolta il fumo dei sacrifici, soffio di quell'altra vita che aveva il prezioso privilegio di increspare l'aria dell'Olimpo. Da Ifigenia alle figlie di Eretteo, alle Coronidi, sono sempre vergini radiose che devono essere sacrificate.
e quel sacrificio è sempre un'oscillazione fra il suicidio e la cerimonia nuziale. Nell'anno, che significa la totalità della natura, vi sono giorni nefasti e tenebrosi in cui si tagliano le gole alle fanciulle. E quello è il modo, l'unico modo conosciuto dagli uomini per fare loro attraversare la frontiera dell'invisibile e consegnarle nelle mani dei vendicatori divini, che le aspettano subito oltre la soglia. Questi vendicatori hanno desideri deliranti e tirannici di quei corpi e li assediano tenacemente. Eppure non riescono a farsi strada nel visibile, sino a congiungersi con quei corpi e penetrarli. Sono allora gli uomini che debbono venire incontro a questa rabbiosa impotenza dei daimones, abbandonando i corpi esanimi delle fanciulle su quella linea di confine che attraversa gli altari. È l'origine di ogni erotismo nero. Zeus ed Era da sempre litigavano. Era decise di ritirarsi in Eubea. Quando una grande dea si occulta, il mondo presto si scardina. Zeus la cercava, sprovveduto ed errante. Vagava per la Beozia. Che fare? Come attirare la dea allo scoperto del suo nascondiglio? Fu un uomo, all'Alcomeneo, a insegnare a Zeus l'inganno opportuno. Doveva fingere di sposare un'altra, e l'altra doveva essere un blocco di legno di quercia intagliato in una figura di fanciulla e avviluppato in veli. Una fidanzata inerte, da montare su un carro che la conducesse alle nozze. La chiamarono Dedala, come dire artefatta, perché fu la prima creatura che incorporasse in sé l'arte. Quando la festa fu avviata e il carro con la nuova, pudica fidanzata di Zeus già sfilava per le strade di Platea, Era non resse più. Montò sul carro, con furia guardò la sua immobile rivale, poi le strappò i veli nuziali, tentando di ferirle il viso con le unghie. Ma si accorse che uno xoanon la guardava, uno di quei tanti pezzi di legno che i templi custodivano per la Grecia. Allora la dea rise, una risata squillante e crudele, da ragazzina. A quella risata si deve se il mondo fino ad oggi non si è disfatto. Ma le donne di Platea, in quel momento, non pensarono a questo. Videro la dea porsi in testa al corteo e si accodarono. Prima aiutarono Era a bagnare la statua nell'asopo, come una sposa. Poi seguirono il carro sino a uno spiazzo incoronato di querce, sulla cima del Citerone. La dea ordinò di erigere un'ampia catasta. In mezzo vi collocò la statua, con i suoi veli stracciati. Intorno, sulle travi della catasta, i fedeli ammassarono animali. I più ricchi offrivano anche vacche e tori. Versavano vino e incenso. Poi la dea appiccicò il fuoco. La statua venne incenerita mentre le grida delle bestie arse vive si sovrapponevano al crepitare delle fiamme. Molti anni dopo, nello stesso luogo, quei gesti venivano ancora ripetuti. Pausania vide il rogo e disse: «Non conosco un fuoco che sia così alto e si veda così da lontano». In quella che Plutarco chiama la fisiologia antica e definiva un discorso sulla natura avviluppato in miti, erogamia e sacrificio sono i punti estremi della respirazione. L'aria inspirata si congiunge al sangue e lo nutre, rendendosi irriconoscibile nella mescolanza, erogamia. L'aria espirata viene espulsa per sempre, sacrificio, e si mescola all'aria del mondo. Ma anche nella massima distanza e tensione, quegli estremi si sovrapponevano. Un fuoco alto, distruttivo, la penetrazione del Dio nel corpo della Dea. Tra questi due eventi si articola una giuntura, una figura di legno. Era rideva strappando i veli della fidanzata di Zeus, inanimata, ma non per questo rinunciava a ucciderla, riducendola in cenere, come una pericolosa rivale. Quanto a Zeus, se vuole stanare la dea dall'oscurità, deve aggiungere al mondo un simulacro. Nulla di meno può creare la giuntura
che permetterà alla coppia sovrana di ritrovarsi. È un minuscolo inganno di legno che si aggiunge al mondo avvolto in veli e lo salva. Ma poi deve essere incenerito. E il simulacro deve essere avvolto in veli, perché è esso stesso un velo, un sovrappiù che nasconde. La fidanzata si avvolge nei veli come il discorso si avvolge nel mito. Quando il velo viene strappato, non rimane che il riso e la fiamma. Prima per salvare, poi per distruggere. Ma i due atti sono in verità simultanei. Tutto questo faceva parte delle cose taciute che costellano ogni mito e ogni liturgia, e sempre sono apparse più sospette delle cose di cui si parla.